Buongiorno a tutti. Oggi ci divertiamo a riparare questo aspiratore bagno marca Vortice dotato di timer. Aspiratore che non parte e non apre le tapparelle. Con l'occasione ne studieremo il funzionamento e approfondiremo alcuni concetti legati all'affascinante mondo dell'elettronica. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Questo aspiratore bagno appartiene ad un carissimo mio amico che mi ha chiesto di darci un'occhiata. Un vecchio aspiratore marca Vortice dotato di tapparelle che si aprono lentamente all'accensione e si chiudono allo spegnimento altrettanto lentamente. Grazie al timer presente, l'aspiratore si spegne in ritardo una volta spenta la luce del bagno a cui è collegato. All'interno possiamo individuare il circuito del timer e i tre poli di collegamento, due per la 220 e uno per l'accensione del bagno. Il motore, grazie all'ingresso T, si accende all'accensione della luce del bagno. Una volta spenta la luce, trascorso un certo lasso di tempo, si spegnerà anche il motore. Motore che è comandato da questo piccolo triac che comanda anche il pistoncino che apre e chiude le tapparelle. Una volta spento il motore, la presenza di questa molla fa retrocedere il pistoncino nella sua sede e chiudere tutte le tapparelle. Tanto per cominciare, andiamo a fornire la 220 volt. Su questo circuito elettronico, infatti, è presente un circuito di alimentazione basato su un diodo Zener che dovrebbe avere una tensione di circa 12-13 volt. Andiamo a verificare questa tensione ai capi dello Zener. Multimetro sui 20 volt fondo scala. Puntali ai capi dello Zener. E no, non ci siamo. Abbiamo una tensione di 0 volt, quindi il circuito non è alimentato. Dobbiamo smontare il circuito stampato per verificarne la parte sottostante. L'esplorazione visiva è sempre il miglior metodo di diagnosi di un circuito elettronico. Trovo una pista completamente saltata che fa capo al neutro. Un guasto al pistoncino potrebbe aver indotto un anomalo assorbimento di corrente e aver fatto saltare le piste. Questi pistoncini, essendo sottoposti a stress termici notevoli, si rompono facilmente. Per cominciare vado a dissaldare i fili di questo pistoncino per poi successivamente effettuare un test sullo stesso. Prima però vado a dissaldare i due collegamenti. Osservando anche gli altri componenti del circuito elettronico, noto questo piccolo triac il cui involucro risulta danneggiato. Intanto vado a ripristinare le tracce interrotte. Uso un filo di rame rigido da 0,8 mm. Con una potenza di 10 watt, infatti, questo aspiratore non assorbirà più di 45 mA. A questo punto faccio subito una prova con la 220 volt. Ricordatevi di rispettare il collegamento di fase e neutro. In caso contrario, il timer potrebbe non funzionare correttamente. L'accensione della lampada interna ci comunica il conduttore di fase. Quando effettuate questi collegamenti, prestate molta attenzione a non prendere la scossa, mi raccomando. Fatti questi collegamenti, prima anomalia, il motore si avvia. Questo motore non dovrebbe avviarsi immediatamente, ma soltanto su comando del terzo pin. Evidentemente c'è qualcos'altro che non funziona nel circuito elettronico di questo aspiratore bagno. All'avvio infatti noto uscire del fumo da un punto del circuito stampato. Evidentemente c'è un componente in cortocircuito. Prima però di indagare su questo cortocircuito andiamo a verificare la bontà del pistoncino di apertura e chiusura delle tapparelle. Il pistoncino si presenta leggermente bruciacchiato da un lato, segno che si è notevolmente surriscaldato. Si tratta di un pistoncino a cera che evidentemente è fuoriuscita dallo stesso perché la cera è presente anche nella parte esterna di questo contenitore. Per scrupolo vado a provare con la 220 volt questo pistoncino. Aspettiamo qualche minuto.
ma il pistoncino non sembra assolutamente fuoriuscire dalla sua sede, segno che la cera evidentemente si è dispersa all'interno del contenitore. Per pura curiosità, andiamo ad aprire questo pistoncino per vedere com'è fatto al suo interno. In effetti, la cera è completamente esplosa, è uscita fuori da quello che era il pistoncino originario. Questo piccolo contenitore, infatti, contiene della cera. La cera viene riscaldata da questa pasticca che è una resistenza elettrica che è alimentata da 220 volt, riscalda il pistoncino e la cera in essa contenuta spinge verso l'esterno lo stantuffo che poi muove il meccanismo di apertura e chiusura delle tapparelle. Questi pistoncini sono notoriamente molto facili a guastarsi in questi ventilatori. Se il vostro aspiratore gira ma non apre le tapparelle, è probabile che sia questo il responsabile del guasto. Bene, a questo punto non mi rimane che ordinare un nuovo pistoncino per questo ventilatore. A tal proposito, vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto dei prodotti e dei materiali indicati nei miei video. Ordinato il pezzo, torniamo all'analisi del nostro circuito elettronico. Abbiamo visto che all'accensione il motore si avvia direttamente. Abbiamo visto uscire del fumo dalla resistenza di polarizzazione del gate del triac. Questo fenomeno ci dice che il gate del triac probabilmente è in cortocircuito e questo è un secondo guasto separato dal primo. Inoltre, il fatto che il motore si avvii direttamente senza che ci sia il relativo comando sul pin T sta a significare che lo stadio di filtraggio ad opera di questi due condensatori elettrolitici non funziona correttamente e devono essere sostituiti. A questo punto abbiamo due possibilità: o sostituire in toto questa scheda di controllo con una nuova e si vendono disponibili online. Il loro costo risulta inferiore comunque a quello del ventilatore. Oppure addentrarci nella riparazione con l'utilizzo di uno schema elettrico equivalente. Neanche a dirlo, ovviamente io scelgo questa seconda ipotesi. In questo modo impareremo qualcosa in più sull'affascinante mondo dell'elettronica. Vediamo allora come funziona questo circuito. In condizioni di riposo, la 220 volt entra attraverso la resistenza da 22 kΩ, la resistenza di potenza, viene abbassata e raddrizzata dal diodo, filtrata da un condensatore elettrolitico da 47 microfarad e successivamente stabilizzata dal diodo Zener da 15 volt. Questa tensione 15 volt alimenta il chip 4000-001 contenente 4 porte NOR al suo interno. Di queste il circuito ne utilizza soltanto 3, la quarta è inutilizzata. Quando l'aspiratore è spento ma alimentato con la 220 volt, la prima porta viene utilizzata come inversore di logica. Su questa porta è presente la 15 volt stabilizzata da un ulteriore Zener alimentato da una resistenza da 15 kΩ. Questa tensione di 15 volt, pari al 1 logico, viene invertita, per cui all'uscita ci ritroveremo con una tensione pari a 0. Pertanto, essendo la seconda porta logica con gli ingressi entrambi pari a 0, sulla sua uscita avremo un 1 logico che sarà successivamente invertito dalla terza porta logica che porterà il triac ad essere spento. Viceversa, quando andiamo ad accendere la luce in bagno, la 220 volt entrerà dal terminale di comando. La semionda negativa non raddrizzata si sovrapporrà alla tensione 15 volt, portando a zero i piedini d'ingresso della prima porta NOR. Il diodo D4 entrerà in conduzione, caricherà il condensatore elettrolitico C2. Questi 15 volt, pari all'1 logico, all'uscita della seconda porta NOR diventeranno 1,0 logico, che sarà successivamente invertito dalla terza porta NOR, fino a far accendere il triac attraverso l'eccitazione del suo gate. Ciò comporterà l'avvio dell'aspiratore e la fuoriuscita del pistoncino che apre la serranda dell'aspiratore.
Successivamente, quando verrà spenta la luce, il segnale negativo non entrerà più nel circuito, la tensione positiva tornerà all'ingresso della prima porta logica, la cui uscita sarà negativa. Tuttavia, il condensatore elettrolitico è ancora a carico con una tensione positiva, ma inizierà a scaricarsi lentamente attraverso la resistenza e il trimmer ad esso collegati. La durata in minuti di questo tempo di scarico del condensatore è stabilita dal trimmer. Trascorsi questi minuti, la situazione logica si ribalterà e il triac si spegnerà, spegnendo anche il motorino e chiudendo le relative tapparelle. Maggiore la resistenza del trimmer, maggiore sarà la durata in minuti dello spegnimento dopo aver spento la luce. Una volta chiarito il funzionamento del circuito, possiamo spiegare i due principali problemi che si verificano. L'avvio del motore senza il segnale di comando è dato dal mancato filtraggio del condensatore elettrolitico posto sull'alimentazione, che evidentemente fa passare il segnale negativo e attivare il triac. Il secondo problema invece, quello della resistenza di gate fumante, è dato presumibilmente dal cortocircuito presente sul gate di questo piccolo triac. Un corto sul gate infatti provoca il surriscaldamento di questa resistenza di polarizzazione per la troppa corrente che scorre su di essa. Ma andiamo per gradi. Anzitutto andiamo a misurare la bontà di questi due elettrolitici andando a testare il loro ESR. Nient'altro che un valore di resistenza che descrive il comportamento del condensatore rispetto ai segnali alternati. Più questo valore di resistenza si avvicina a quello tipico contenuto in questa tabella, maggiore è la sua capacità di filtraggio. ad esempio, un condensatore elettrolitico da 35 volt 220 microfarad ha un ESR pari a 0,51 ohm. Per misurare sommariamente questo valore ho realizzato questo ESR meter, uno strumento indispensabile nel laboratorio del riparatore elettronico. Link al video qui in alto a destra. Questo attrezzo misura la resistenza equivalente con un valore che va da 0 a circa 2 ohm. Confrontando questo valore del nostro condensatore, inserito anche nel circuito, con quello di questa tabellina ESR standard, possiamo verificare la bontà del nostro condensatore. Prima di effettuare la misura è importante, con un cacciavite piatto, andare a cortocircuitare i due terminali degli elettrolitici per non falsare la misura. Primo condensatore elettrolitico da 220 microfarad. Ha un ESR troppo elevato, la lancetta infatti rimane ferma nel suo punto iniziale. Su questo condensatore dovremmo leggere una misura di circa 0,51 ohm. Se prendiamo infatti un condensatore sano, con le stesse caratteristiche, con il mio strumento vado a leggere una resistenza di circa 0,5 ohm. Bene. A questo punto misuriamo anche il secondo condensatore elettrolitico. Anche qui abbiamo un valore molto elevato. Circa 2 ohm. Andiamo ad effettuare la sostituzione di questi due condensatori elettrolitici difettosi. Per dissaldare questi due condensatori elettrolitici utilizzo questa pistola dissaldante automatica, ma volendo potete anche utilizzare una semplice pompetta succhia stagno. Temperatura di 390 gradi, facciamo riscaldare lo stagno e poi andiamo a premere il pulsante di aspirazione. Idem per il secondo condensatore elettrolitico. La prova fuori dal circuito non lascia alcun dubbio. Eh sì, questi condensatori elettrolitici sono proprio andati. Mi procuro due nuovi condensatori elettrolitici con le stesse caratteristiche. Naturalmente verifico che siano in buono stato dal punto di vista In dell'ESR. generale, l'aumento del valore ESR dipende dall'essiccazione dell'elettrolita contenuto all'interno di questi condensatori. Ancora una volta, questo piccolo strumentino ESR tester si è rivelato fondamentale nella diagnosi e riparazione di circuiti elettronici.
Nell'inserire il nuovo condensatore, ricordatevi di rispettare le polarità dei segni riportati sulla serigrafia del circuito stampato rispetto alla fascia bianca del negativo riportata sul condensatore. A questo punto procediamo con queste saldature. Vi ricordo infine che in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto dei materiali e degli attrezzi che vedete in tutti i miei video, cliccando e acquistando dai quali contribuirete al mio canale. Risolto questo primo guasto, è il momento di occuparci del nostro triac in cortocircuito. Osservando il suo involucro, infatti, emerge evidente che questo triac ha qualche problema. I segni sulla resistenza di polarizzazione del gate non lasciano dubbio in proposito. Pertanto vado a sostituire questo triac. Stavolta uso un'altra tecnica. Vado a pinzare nella parte sottostante il triac con questo morsetto a coccodrillo e andiamo ad aggiungere dello stagno a tutti e tre i pin. In questo modo creeremo una massa termica. Riscaldando tutti e tre i pin contemporaneamente, il nostro triac non avrà problemi a fuoriuscire. Pur non leggendone la sigla, lo sostituisco con un MAC 97A8 che mi garantisce 600 volt di tensione e 8 A di corrente massima. Tolgo lo stagno residuo con questa pompetta succhiastagno. Se vi piacciono questi miei video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Entrato in possesso del nuovo triac, lo vado ad inserire sul circuito stampato. Nel frattempo vi ricordo che non effettuo riparazioni per corrispondenza, ma se avete bisogno di piccole consulenze elettroniche, potete mandarmi una mail all'indirizzo in sottoimpressione. Meglio ancora se riuscite ad allegare le foto dei vostri pazienti oggetto di intervento per una consulenza più mirata. Bene, il triac è sostituito. La resistenza di polarizzazione di gate, sebbene sia leggermente abbrustolita, ha ancora intatto il suo valore ohmico, pertanto la lascio così com'è. È il momento di effettuare il cablaggio del pistoncino a cera di apertura e chiusura delle tapparelle. Con una crimpatrice per connettori Faston vado a crimpare il connettore per questo pistoncino utilizzando un cavo da 1 mm². Verificata la perfetta crimpatura, posso inserire la guaina in silicone, indispensabile per i conduttori a 220 volt. Effettuo la saldatura dei due cavi che comandano il pistoncino in parallelo ai cavi del motore. Vado a rimontare il pistoncino nella sua sede utilizzando l'apposita staffa. In genere questi pistoncini hanno grandezza standard per tutti gli aspirafumi, pertanto non sarà difficile trovare un ricambio per qualsiasi aspiratore. Riavvito al suo posto anche il circuito stampato del timer. Collego i due Faston di alimentazione del pistoncino. E a questo punto il mio aspiratore bagno è pronto per il collaudo finale. Verificheremo anche se le serrandine si aprono correttamente. Vado ad inserire la 220 volt in ingresso. Collego anche il terzo pin di controllo. Per la simulazione di accensione luce bagno, questo pin andrà collegato alla fase che vado a individuare sui due connettori con l'apposito cercafase. Incrociamo le dita e colleghiamo il conduttore di comando alla fase. Il motore è partito, il timer ha iniziato il conteggio. Naturalmente il pistoncino è alimentato dalla 220 volt, così come il motore, e quindi dovrebbero lentamente aprirsi le tapparelle per far fuoriuscire l'aria. Ed infatti, dopo qualche secondo, le tapparelle iniziano ad aprirsi lentamente, pertanto anche il pistoncino funziona correttamente.
questo punto la mia riparazione può considerarsi conclusa. Non ci resta che aspettare lo spegnimento di questo aspiratore bagno al termine dei minuti trascorsi impostati con il trimmer. Scaduto il tempo, il motore si spegne e le persiane iniziano naturalmente a chiudersi lentamente, il tempo necessario alla cera per comprimersi. Accelero un po' la velocità di riproduzione e questo è il risultato. Le tapparelle si stanno chiudendo correttamente e così, con qualche condensatore elettrolitico, il triac e il pistoncino di apertura e chiusura, abbiamo dato nuova vita a questo vecchio aspiratore bagno destinato alla discarica. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che vi siate divertiti, come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e ci vediamo la prossima volta.